Ciao, bentornati, io sono Jessica e oggi creiamo insieme. Infatti su Facebook e Instagram vi ho chiesto quale video avreste voluto vedere per questa settimana e in molti mi avete chiesto un progetto creativo di tinkering in generale. E quindi ho pensato di proporvi una cosa che in realtà avete già visto perché l'ho fatta in un laboratorio e ve l'ho pubblicata sempre sui social, ma che non abbiamo ancora fatto insieme. E in particolare oggi cuciremo un bracciale che si illumina. Ovviamente si tratta di un circuito cucito. Di circuiti cuciti ne abbiamo già parlato insieme in un video precedente, però in quel video ho creato un circuito cucito attraverso un kit che mi avete detto in tanti è difficile adesso andare a reperire, quindi non si trova più. Quindi ne approfitto oggi intanto per farvi vedere un'altra tipologia di circuiti cuciti, perché come vedrete qui andremo a lavorare anche in tre dimensioni. E in più ne approfitto anche per darvi delle nuove indicazioni su dove andare a reperire il materiale che ci servirà e gli strumenti per andare a creare in generale i circuiti cuciti. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che nell'info box ci sono tutti i link, quindi ci sono anche i link per l'acquisto. Alcuni materiali che vedrete li ho acquistati direttamente su Amazon, altri invece li ho acquistati da Adafruit. Visto che questo è un progetto particolare, prima di iniziare a cucire insieme faremo anche il progetto su carta, così avremo una base di lavoro da cui cominciare. Adesso vi lascio al video, ma vi saluto subito così potete vederlo in pace fino alla fine e vi ricordo come sempre che mi trovate qui sul canale tutti i giovedì. Ciao! Per questo progetto creativo ci servirà del tessuto, in questo caso io utilizzo un feltro perché ne ho tanto e poi questo è bello corposo, quindi posso fare anche soltanto uno strato. Il materiale principale sarà questo filo conduttivo, che è un filo di metallo che si può tessere esattamente come il filo normale. Poi ci servirà un portapile. Nel kit che vi lascio nell'info box ho trovato questo che è veramente molto molto funzionale. Quindi possiamo utilizzarlo perfettamente per questi progetti. Abbiamo due forellini, uno collegato al meno, che è questo che sto indicando adesso, e uno collegato al più. Poi ci servirà la pila da inserire ovviamente nel portapila. In questo caso questo portapila accetta una pila a bottoncino CR2032, quindi ovviamente dovremo utilizzare proprio una pila di questo tipo. Poi per cucire ovviamente avremo bisogno degli aghi, dovremo fare attenzione soprattutto alla dimensione degli aghi perché devono avere la cruna abbastanza grande per far passare il filo conduttivo, ma devono essere abbastanza sottili da passare dentro i forellini del portapile. Poi ci servirà un LED, io sto utilizzando un LED bianco anche perché la mia pila è da 3 volt, quindi può andare bene per il LED bianco. Come sempre per tutti gli altri progetti con i LED dobbiamo fare attenzione alle gambette del LED, quindi ad individuare l'anodo che è la gambetta più lunga e il catodo che invece è la gambetta più corta. Se state lavorando con dei bambini vi consiglio di andare a colorare le gambette, in particolare l'anodo, va benissimo un pennarello qualsiasi, così potete andarlo ad identificare anche dopo quando lo andremo poi ad appiattire, vedremo come. Poi ci servirà un paio di forbici, se le avete da cucito è meglio, altrimenti vanno benissimo anche queste. Fili normali, non conduttivi, quindi da cucito, e poi altri tessuti per la decorazione. Ovviamente qui potete decidere di utilizzare quelli che volete. Una matita e un foglio per il progetto. Mi ero dimenticata nel farvi vedere i materiali che serve anche un bottoncino a clip. Questo che ho trovato nel kit è molto molto piccolo, però se ne trovano anche di un po' più grandi, che sono molto più comodi per i progetti di questo tipo. Questi bottoncini sono fatti in questo modo, quindi si agganciano le due parti, quindi dovremo cucire prima una parte, poi l'altra, che si dovranno unire con un clip. Iniziamo con il progetto, quindi prendiamo il nostro foglio e andiamo a ritagliare una strisciolina di carta che sia più o meno della lunghezza del nostro bracciale finito. Io ho già preso la misura con il mio polso e il lato corto del foglio per me va benissimo ed è lo stesso che poi utilizzerò per il feltro. Innanzitutto al centro andiamo a disegnare nella parte superiore, quella esterna, il LED che dovrà illuminarsi. Girando
Girando il foglio andiamo a disegnare invece nella parte interna, quella a contatto con il polso, le gambette del LED che passeranno ovviamente e resteranno dall'altra parte. A sinistra in questo caso disegno l'anodo e a destra il catodo, quindi vado ad indicare anche a sinistra il più e a destra il meno. Dalla parte dell'anodo, quindi del più, vado ad inserire anche il portapile. Come vi dicevo prima, il portapile ha un lato collegato al meno della pila e uno collegato al più. Quindi vado ad indicare anche questi lati. A sinistra lascio il meno e a destra lascio il più, che è più vicino all'anodo del LED, in modo che non si incrocino le due parti. Dal più del portapila al più del LED vado a disegnare quello che sarà il percorso del filo conduttivo, quindi ci sarà del filo che collegherà queste due parti. Dalla parte opposta rispetto al portapile dovrò andare ad inserire la mia clip, perché siamo arrivati al margine del bracciale, quindi una parte del bottoncino a clip. Visto che stiamo lavorando in tre dimensioni, mi aiuto avvolgendo proprio il bracciale intorno al polso, in modo tale da vedere bene dove va a finire questo primo pezzettino della clip e disegnare sulla parte opposta del bracciale il secondo pezzettino della clip, che ovviamente spunterà dalla parte esterna del bracciale e quindi dalla parte della testa del LED. Segnate le due parti della clip, continuo il mio percorso con il filo, quindi parto dal meno del portapile e lo porto alla prima parte della clip, quindi anche in questo caso ci sarà il filo che unisce le due parti, e come vedete, unendosi le clip, dovrò continuare anche dalla parte opposta con il filo. Per fare in modo che non si veda all'esterno, giro il foglio e disegno l'ultimo percorso del filo dalla parte interna. In questo caso la clip non si vedrà, sarà dalla parte opposta, ma col lago potrò passare da entrambe le parti e quindi congiungere questa seconda parte della clip con il catodo del LED. Ed ecco quindi fatto il nostro circuito. Adesso mettiamo vicino a noi da parte però il nostro progetto e cominciamo a realizzare veramente il nostro bracciale. Prendiamo le misure in modo tale da avere un'altezza del bracciale che sia superiore al portapile. In questo caso potete prendere le misure in modo migliore, ma visto che me lo permetteva il feltro, ho fatto una piega e sono andata a tagliare con le forbici. Poi, per inserire il mio LED, dovrò andare ad appiattire le gambette, quindi le apro e poi, aiutandomi con la matita, attorciglio prima l'anodo, quindi la gambetta più lunga. Potete farlo anche con le forbici oppure, se l'avete ancora meglio, con le pinzette. E con le forbici vado a girare su se stesso il catodo, facendo molta attenzione a 1) che non si tocchino, 2) riconoscere bene qual è l'anodo e il catodo. Per me l'anodo adesso è a sinistra, come nel progetto. Poi faccio un forellino nel bracciale, nel tessuto. Il buco deve essere abbastanza grande per far passare la testa del LED. Ed ecco quindi che lo inserisco per farlo passare dall'altra parte e mantenere all'interno solo le gambette. Andiamo a cucire l'anodo e lo colleghiamo al portapile. Per farlo dobbiamo andare a prendere intanto il portapile e a controllare qual è la parte collegata con il meno e quella con il più. Il più per me in questo caso è a destra, quindi lo appoggio per non sbagliarmi sul progetto. Prendo il filo conduttivo, una agugliata non troppo lunga perché me ne servirà poco, e vado a prendere anche l'ago, come vi dicevo prima, sufficientemente sottile da passare nel buchino del portapile. Passo il filo conduttivo nella cruna dell'ago e dall'altra parte faccio un nodino, cercando di sprecare il meno filo possibile. L'eccesso ovviamente lo taglio via, così non andrà a inserirsi all'interno del circuito. Cercando di rimanere sempre dalla parte interna, così non si rovina anche l'aspetto esteriore del bracciale, cucio l'anodo del LED al tessuto. Fate molta attenzione a questa operazione perché deve essere ben fissato, quindi fate 4-5 giri intorno alla gambetta. Quando per voi è ben fissato, potete cominciare il primo pezzettino di percorso del circuito che porterà al più del portapile. In questo caso io
faccio qualche punto intermedio in modo che si fissi bene il filo e non si rompa. Poi passo l'ago dentro all'occhiello del portapile, sempre quello collegato con il più della pila, e anche in questo caso do qualche giro, almeno 4-5, per fissare il portapile al tessuto. Quando sento che è fissato bene, passo l'ago dentro l'occhiello, così da fermare il filo e da fissare il tutto. A questo punto taglio via il filo, quindi questo pezzettino di percorso deve essere autonomo, non deve essere collegato a nient'altro. Riprendo il mio filo, faccio sempre il nodino, e a questo punto devo collegare il meno del portapila alla prima parte della clip. Quindi fisso il meno del portapile passando sempre l'ago dentro all'occhiello. Anche in questo caso do 4-5 giri, così lo fisso bene al feltro. Poi continuo il percorso fino al bordo del bracciale, dando sempre qualche punto intermedio. Arrivata al punto in cui voglio mettere il bottone, vado a prendere un pezzettino della clip, stando attenta che sia il pezzo inferiore. Come vi dicevo, queste clip sono piccolissime, quindi è molto difficile maneggiarle, soprattutto con le unghie un po' lunghe. Prendo la mia parte, vado sempre a infilare dentro al forellino l'ago, e in questo caso la mia clip ha 4 forellini. Cerco di fare almeno 2 giri per forellino in modo da fissare bene la clip su tutti i lati. Per quanto riguarda le clip, assicuratevi che siano ben fissate, perché quando andrete poi ad indossare il bracciale saranno le prime parti che si toglieranno se non saranno ben fissate al tessuto. Finito di fissare la clip, vado a fare il nodino anche in questo caso, poi taglio il filo in eccesso. Sempre con la prova dell'indosso, controllo bene qual è la parte che si unisce alla clip che ho già cucito e vado a posizionarla sull'altro lato del bracciale. Controllate bene che le due parti si uniscano, perché è fondamentale, perché se girate una parte della clip non riuscirete più a chiudere il bracciale. Anche in questo caso vado a prendere ago e filo conduttivo e inizio a cucire anche questa parte. Anche in questo caso fissate benissimo la clip, perché come vi dicevo è la parte più fragile di tutto il bracciale. Fissata bene la clip, inizio l'ultima parte del bracciale. Prima di tutto passo dalla parte interna, così non rimane niente nella parte superiore. Do qualche punto intermedio per fare la mia ultima stradina. La porto fino al catodo del LED e inizio a fissare l'anodo del LED sempre con 5-6 punti, quindi per fissarlo bene e appiattirlo bene sul tessuto. Finito di fissare anche questa gambetta, come sempre faccio il nodino e taglio il filo. Quando cucio devo stare sempre attenta che le diverse parti del percorso non si tocchino tra di loro, ma con il bracciale è molto semplice, quindi non dovremmo avere problemi. L'ultima cosa da fare è andare ad inserire la pila nel portapile e, chiudendo il nostro bracciale, quindi facendo combaciare le due parti della clip, il nostro bracciale si illumina. Adesso non ci resta altro che andarlo a decorare. Ovviamente potete scegliere la decorazione che preferite. In questo caso io faccio il classico fiorellino. Per farlo un pochino più tridimensionale, piego il tessuto a metà per fare le due parti uguali, disegno il fiore e poi lo vado a tagliare. Per far spuntare il LED dal mio fiore, ovviamente per entrambe le parti dovrò fare un buchino al centro, esattamente come abbiamo fatto prima nel centro del bracciale. Per andare ad assemblare le varie parti potete utilizzare, se l'avete, la colla a caldo. Oppure, se vi piace cucire, potete andare a fissare le due parti con il filo, ovviamente utilizzando un filo normale e non quello conduttivo che ormai mettiamo da parte. E poi, se vogliamo, possiamo andare a decorare anche il resto del bracciale per renderlo ancora più personalizzato. Anche in questo caso, sempre aggiungendo tessuti magari di diverso colore, oppure facendo delle decorazioni con il filo. Ed ecco qui il mio bracciale finito, ovviamente è un esempio molto semplice. Però chiudendolo, come vedete, si illumina e quindi è assolutamente semplice ma speciale. Grazie per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti.
e taggatemi nelle vostre foto se per caso riproducete il bracciale luminoso. Ciao!